Ciao a tutti ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale, io sono Coridan e per festeggiare questi 5200 iscritti, quindi ho voluto fare una cosa piccolina, intermedia e vi racconterò un po' la storia del mio nickname, come ho già anticipato sul gruppo Facebook. Molti mi hanno chiesto da cosa è nato questo Coridan Jade, intanto vedete siamo sul gioco, sul Morpg, che è passato a free to play fino a un certo punto, poi vi spiegherò. Star Wars The Old Republic, un gioco, uno dei Morpg più interessanti e più belli, secondo me, a mio avviso, che ci saranno messo nel panorama videoludico dei Morpg, dei giochi di ruolo massivi online. Allora, perché Corridan Jade? Come vi ho sempre detto, io ho sempre avuto la passione di Guerre Stellari, fino a quando vidi il primo film, il quarto film praticamente, quando ero piccolo, cioè avevo 14 o 15 anni, l'andai a vedere al cinema. E niente, successivamente con i miei amici giocai di ruolo al gioco di ruolo cartaceo, quindi dadi e penna del D6 System di Guerre Stellari, gioco tra l'altro manuale mai tradotto in italiano, c'era soltanto in inglese, e io creai un Jedi umano e un personaggio umano che poi sarebbe diventato Jedi perché nessuno partiva Jedi in quel gioco, che si chiamava Corridan Jade. Poi successivamente da umano in un'altra avventura l'ho evoluto alla classe di Nautolan, se vi ricordate quella di Kit Fisto con tutti i tentacoli verdi attaccati alla testa, che ricorda forse un po' vagamente un miscuglione fra un pesce, una rana e Predator. E niente, questo personaggio che invece ho creato questa volta è lato oscuro perché ho già un Corridan Jade livello 50 maxato, vestito Raid, lato della ribellione, insomma, dal lato della Repubblica di Jedi. Questa volta l'ho voluto fare lato Impero Sith, si chiama Jaish Jade, ovviamente, e nell'albero del Family Tree, quindi della Jade Legacy, ora lo dico, praticamente questi sono i miei personaggi, c'è il capostipite che è Corridan, poi c'è Regina, che è la moglie, Jaish e Jackie, che è il fratello, Doc Holliday, che è un parente stretto, e Jaish, che è figlia di Corridan, quindi Jaish è una figlia del Jedi Corridan, però passata al lato oscuro della forza. Questo è l'inizio del gioco su Corriban. Praticamente sono su Corriban, credo di una cavolata, sì, su Corriban, che è il pianeta natale dei Sith. Se vi ricordate anche in Jedi Academy, che ho avuto il piacere di giocarlo, una delle ultime missioni andavate appunto su Corriban. E su Corriban è un pianeta molto famoso perché? Perché ci sono le tombe di tutti i più importanti Sith. Facciamo dei nomi, ad esempio. Ci sono le tombe, la tomba del grande Exar Kun, il fondatore dell'Impero Sith e della Dual Saber, la lama quella di Darth Maul. È su un altro pianeta che poi vi descriverò nella storia di Guerre Stellari. Comunque ci sono altre tombe Sith che ora piano piano scopriremo insieme. Non vi voglio spoilerare nulla perché le tombe di questi grandi, oscuri signori di Sith, vissuti centinaia se non migliaia d'anni prima, verranno scoperte passo dopo passo. Leggiamo la Mir che tanto che... Ah vabbè, sì. Qui mi regala il cristallo perché al tempo feci il pre-order del gioco, quindi prendo il cristallo, me lo sono preso. Che è un cristallo che ti trasforma la spada laser in colore giallo, quindi non mi piace assolutamente. Comunque, vabbè, era un regalo del pre-order. Founder. Ah, sì, mi dà la medaglietta del founder perché sono stato il Town Town. Ah, sì, il mini Town Town. Questo cos'è? Ah, Fireworks perché praticamente io sono stato, ve l'ho detto, uno tra virgolette dei fondatori. Tra l'altro ho creato anche una gilda al tempo, lato Repubblica, che c'è sempre, lato, va bene, Repubblica Jedi, che c'è ancora, che si chiama Accademia della Forza. Special Fireworks, questa cos'è? Boh, ah, giusto, Appearance. Ah, of an Imperial Scout Ship. Ok, vabbè, sono tutte cose che poi farò, visto che la navetta inizialmente non ce l'ho ancora. Questo Galactic Starfighter. Lo sapete che hanno messo Unlock a Title for this character. Test Pilot. Praticamente queste casse. Minchia, ho già riempito l'inventario. Vediamo un po'. Minchia, tutta la tuta! Mi ha dato tutta la tuta da pilota! Sì, vabbè, ma c'è troppa roba qui dentro. Bellissimo, ti regalano i costumi. Praticamente hanno aggiunto nell'ultima patch. Hanno aggiunto che è ancora in early access, quindi ancora in lato prova. Il Galactic Starfighter, quello che mancava a questo gioco, ovvero fare battaglie che non siano guidate su un binario come già ci sono nel gioco. PvP a 360 gradi fra giocatori con il proprio Starfighter, che potrete, la vostra nave da battaglia, potrete potenziare, comprare. Quindi, figata veramente disumana. Figata disumana, guardate bellino questo. Guardate cosa è evocato. Un mini Town Town!
Piccolo! Il mini Town Town è bellissimo. Unlock, vediamo un po' che c'è qui dentro. Ok. La medaglietta. E... ah, vabbè, fireworks, minchia, c'è un casino di roba, veramente. Che potrei... questa qui è tutta roba che potete usare come cosmetica. Se vedete, io apro l'inventario e questa roba me la metto come... ovviamente, ora ve lo faccio soltanto vedere perché non mi darebbe alcun bonus. Me la metto come cosmetica. Sono diventato un pilota. Vedete, bellissimo, sono vestita da pilota, ovviamente. Non mi piace, poi non da bonus. Tengo qualche pezzo, però vorrei nascondere l'elmo perché fa veramente schifo. Anzi, lo tolgo direttamente. E vedete, ho qualche pezzo, ovviamente, che poi potremo modificare come armoring, mod e tutto quanto. Ma quelle poi sono cose che vi spiegherò passo dopo passo. Andiamo avanti per fare la primissima quest. La Valle dei Dark Lord. Come vedete, questo gioco è stupendo perché c'ha un sistema di log e comunque di databank che vi spiega tutto, purtroppo al momento solo in inglese, quindi dovrete masticarlo un po', però vi spiega tutta la storia di tutta l'ambientazione che girerete su Guerre Stellari, quindi è anche un databank molto importante. Poi ovviamente, vabbè, ci hanno inserito lo shop, ste cazzate purtroppo le dovevano mettere. Cioè, oltretutto che uno paga l'abbonamento, c'è anche lo shop. Ok, facciamo la prima missione, entriamo nella prima tomba dei Sith. La tomba di Aggiunta Pau, che è uno dei signori oscuri di Sith. Before the Empire, prima dell'impero, prima dell'ordine di Sith. Aggiunta Dupal, è stato il primo signore oscuro. Un tempo un grande maestro Jedi. Sì, dice che praticamente scoprì come utilizzare la forza, era un fiero combattente e tutto, però si ribellò all'ordine dei Jedi. Oddio, mostri, vai, attacchiamo subito. Bellissimo che all'inizio non abbiamo ancora una spada laser, perché ovviamente siamo... la cosa spettacolare di questo gioco, che sia lato Jedi che lato Sith, vi fa giocare il primo addestramento, quindi è una cosa che io veramente... ah, bisogna ammazzare questi mostriciattoli. Una cosa che io veramente sto adorando di questo gioco è che... Enter, avanza del saber, increase your damage dealt. Ok. Che adoro perché vi fa giocare proprio bellissimo. Vi fa giocare la parte dell'addestramento iniziale. Cioè, non siete ancora un Jedi, non siete ancora un Sith. Dovete diventarci, dovete prendere la spada laser. Inizialmente abbiamo questa vibrolama che fa veramente cagare. E niente, questo sarà il nostro addestramento per diventare... ah, ok. Dove vedete sulla mappa girare questi simboli vuol dire che c'è la quest. Siete sul luogo della quest. Quindi... ammazziamo il suo schifo. Inchinati al potere dei Sith. Per poi diventare in questo gioco, nel finale di questo gioco, diventerete dei signori oscuri dei Sith. Quindi altra figata di questo gioco, che vi darà la possibilità di diventare un maestro Sith o addirittura un signor oscuro dei Sith. Poi vedrete, non vi rovino niente. I tuoi amici stanno morendo. Esplora l'armeria. Ma io qui dentro ci devo andare o no? Che non ho capito. Sì, sì, ci devo andare, me lo segno, quindi... esplora l'armeria. Comunque, il server, per chi volesse venirmi a trovare e fare un saluto, si chiama The Red Eclipse. Quindi The Red Eclipse è il server dove io gioco. Allora, sono passato al livello 2. Non mi ricordo se mi fa mettere le skill inizialmente. Mi sembra di no. No, 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 è dal livello più avanti che si sbloccano i talenti. Inizialmente non ti fa mettere... no, non ti fa mettere nulla, ti fa comprare le skill dal vendor, dal maestro, quello sì. Vi dico subito, ragazzi, non sono disponibile a fare una gilda, gioco per divertirmi e gioco anche poco, oltretutto. E non sono... tutt'al più potrei partecipare a una, ma proprio, ragazzi, vi ripeto, gioco pochissimo, quindi non mi chiedete di fare gilde, di fondare gilde o anche di partecipare. Al momento non sono interessato. Allora, comprare questa cosa, dice che non ho abbastanza crediti perché costa... 10 crediti. E io quanti cacchio ce n'ho? E ce n'ho 0. Quindi dovrei prima magari fare una questina. Un'altra cosa stupenda del gioco sono i dialoghi, ragazzi. Tutti doppiati. Guardate là. Tutti completamente doppiati a voce. Veloce. Sbrigati. You're the acolyte overseer Tremel had brought in special, right? Heading down in the tomb to show what you're made of. Ah, dovrei andare nella tomba per dimostrarti di cosa sono fatto.
Mind your business, pensa alle tue cose, soldato, bellissimo. I Sith comandano, no? I thought you might appreciate the chance to not only show off for the overseers, but build some ties with the Imperial military as well. I'm here commanding a hard target mission to exterminate claw slugs. Sì, devono sterminare questi claw slug nella tomba. Che sono cose orribili, bruttissime. Minchia, ha perso tre squadre di uomini combattendo questi mostri. Guardate là, cioè, c'ha la gente sciagattata per terra. So, bellissimo, la morte è una delle strade della vita. Sì, la nostra missione sta fallendo, non posso mandare altri uomini. So we started targeting their dice che non c'è modo di abbatterli perché sono molto veloci e pericolosi, quindi dobbiamo distruggergli le uova. Sì, dice ci hanno messo delle bombe, ma non hanno fatto in tempo a detonarle che c'erano questi mostri. Ma vabbè, finirò il lavoro. Dai, guardate che bella figa mi sono creata. Come classe, come razza, ovviamente Twi'lek, perché Nautolan non c'è, proprio non hanno ancora inserito nel gioco. Speriamo lo metteranno, ecco. Ok, andiamo. Anche per fare qualche soldino per comprarci le skill. Andiamo a distruggere le uova a questi gnoccoli bastardi. Bastardo! Ti manso, pezzo di merda! Muori, pezzo di merda! La potenza dei Sith. Vedete, bellissimo, ci dà anche... Ci sono gli achievement nel gioco con tutti i mostri ammazzati, poi sbloccherete titoli e cose del genere. Questo cos'è? È un datapad. Ma sì, prendiamo anche questa quest. Dobbiamo fare questo addestramento da Sith. Che palle, io sono già così potente. Non ho bisogno di diventare, di avere la mia spada laser. La voglio subito la mia spada laser. Bastardo. Sbioccolo, sbioccolato, schifoso. Te, anche te, vai a fare il culo. No. Bello che il Town Town non combatte, ci segue e basta. Ok. Prendiamo tutti i clues e andiamo da qua. Ma la quest l'ho finita, quella di prima, che mi diceva ammazzane. Ammazzane. Ah, sì, vabbè, fai detonare l'esplosivo. Era una doppia quest che diceva prima di ammazzarne un tot e poi di far detonare l'esplosivo. Corriamo perché ho una voglia di camminare troppo lento, l'omino. Il Force Speed, lo Sprint si chiama in questo gioco. Vabbè, potere della forza che ci fa correre più veloci. Vieni, vieni, bastardino, non sei nessuno. Minchia, anche un Elite questo. Sono bellissime le musichette poi, ragazzi, musichette di Guerre Stellari. Speriamo non mi arrivi il copyright, cazzo di Buddha. Allora, ho preso dei pantaloni che, a parte che fanno schifo perché sono bianchi, però mi darebbero, rispetto a quelli del pilota, mi darebbero più 13 di armatura. Quindi prendiamoli e mettiamoci. Facciamo detonare le bombe. Via! 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 Boom! Missione. Mission accomplished. Mission accomplished. Torniamo da quel bioccolo per dirgli che la missione è completata e se ne vada a fare in culo. Questo gioco è un damn park normale, non c'è niente di strano. Però a me piace da morire perché è Star Wars, ve l'ho detto, io sono fan di Star Wars. È come Alien, qualsiasi gioco passano di Alien, anche quel cazzo di Colonel Marine. Brutto, ma a me mi sono divertito. Ok, paghi? Mi ha dato le scarpine. Ci mettiamo le scarpine. E mi ha pagato? Mi ha dato i soldini? Sì, così 15 sono paro paro. Per comprare il Force Charge, che è il salto, se non erro. Vediamo un po'. Qui c'è un'altra quest da fare. Sì, c'è un'altra quest. Dovrebbe essere il Force, questo dovrebbe essere il salto. Vediamo un po'. Certo, bellissimo, ora si inizia a fare seriamente. Bastardi bioccoli, mi fate cacare. Guarda, giovane Skywalker, i tuoi amici stanno morendo. Dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Come disse l'imperatore in lingua originale ad Anakin prima di corrompere. Cioè, prima, mentre lo stava già corrompendo. Ormai era già mezzo corrotto praticamente. Paci stronzo! Non c'ho ancora l'interrupt. Questi sono dei bastardi Tomb Robber. Che devono morire. Non si combatte contro l'Impero Sith. Non si combatte contro l'Impero Sith.
e dunque meriti la morte. Bastardi! Farà vedere chi sono, voglio la spada laser rossa. Muori. Maledetti Tug. Maledetti Tug delle tombe. Fate schifo. Te. E anche te sei morto. E ora tocca a te. Te. Questo ha droppato qualcosa di carino. Quando la luce è verde ha il Planetary Commentation, che servono per prendere l'equip su quel pianeta, quindi per comprarvi armature, armi e cose del genere. Poi anche questo ve lo farò vedere. Crepa bastardo. Vai. Ok, anche questi 10 per l'achievement sono morti. E scendiamo. La nostra avventura prosegue nella tomba di aggiunta Pal, che ci ha rotto i Pal. Entriamo in questa zona verde. Le zone verdi, ragazzi, col portellone verde, vuol dire che sono una delle zone di queste principali del sit. Non me lo dire ancora che ci ho giocato un anno a questo gioco e so tutto. Andiamo dentro e sconfiggiamo. Chi c'è? Chi c'è qui dentro? Jaish Jade è appena entrata. Cos'è quella spada lì che sembra uno stonco preso da Dark Souls? Bruttissima! Ma che cazzo è? Una stecca da biliardo. Sì, è una stecca da biliardo che è più forte della spada mia. Quindi sta stecca da biliardo la clippo subito. E via. Te pensavi, che fosse così facile andarsene. Invece c'è l'attacco dei droidi a difesa dell'armeria. Bastardi bioccoli. Vi uccido. Te. Droidi del Cass. Di Dromun Cass. Oh, fatto anche la battuta. Dromun Cass, la capitale dei Sith, in questa ambientazione. E crepa, cazzo. Io muoto. Io muoto. Però mi dice. Io muoto, ma mi dice. Di sconfiggere ancora 6 droidi. Vabbè. Saranno più avanti. Ecco, ah sì, eccole. Capito, capito. Sembrano quelli della Federazione dei Mercanti del futuro. Di fra 1000 anni. Capito, capito. E vaffanculo te, tutti i droidi di... Capito, capito. Capito. Affermativo. Capito, capito. Eccoli, capito, capito. Ecco, capito, capito. Crepa! Bastardo, non meriti nulla. Ok, e anche questa quest è fatta. Ora dovrei andare di qua. Ma non ci sono gatti in America. Vediamo un po' se faceva il dance. Dance, dance, magic dance. Ci vorrebbe il tema della cantina qui, ma non lo posso mettere perché sennò è copyright di sicuro. Comunque ragazzi, spero che questo primo gameplay vi sia piaciuto. E l'ho fatto anche un pochino così per raccontarvi la storia del mio nick di Corydan Jade. E poi per farmi un giro su questo gioco, mi piace da morire. Vi ricordo ancora una volta, poi non me lo scrivete nei commenti, guardatevelo tutto il video. Non sono disponibile a fondare gilde. Se mai ne dovessi joinare una, vi ripeto, non voglio impegni, non voglio stanze, non voglio raid. Giocherò, guardate, se va bene gioco un paio di volte a settimana. Quindi proprio una cosa tranquillissima. Però... per chi mi volesse contattare in gioco, mi chiamo Lato Impero, server The Red Eclipse, mi chiamo Jaish. Jaish, quindi mi trovate con Jaish. Ragazzi, che la forza... no, che la forza sia con voi da Jedi. Che il lato oscuro della forza sia con voi. Mi sono rotto le palle di fare sempre Jedi buono, quindi che il lato oscuro della forza sia con voi. Al solito, fatevela prendere bene e dal pianeta di Corriban è tutto. Il lato oscuro. Ciao.